Qualche settimana fa, in questo video, vi avevo detto che avevo ricevuto delle domande che mi erano state poste da degli studenti. Oggi io continuo a rispondere a quelle domande perché in quella circostanza non ho potuto rispondere a tutte e oggi infatti riprendiamo. Sono anche qua una cinquantina di domande. Queste qua, a differenza dell'altra volta, non sono di natura personale ma sono di natura tecnica. Nella fattispecie ogni studente mi ha posto due domande di natura tecnica, quindi questa è la seconda parte di quel video, ma la prima parte delle domande tecniche. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo. Iniziamo con quelle proprio semplici. E la prima domanda mi è stata posta da due studenti, che è più o meno la stessa domanda. In particolare sono Guido della quinta F e Alessandro della terza D, in cui mi dicono se Dreambird è un linguaggio di programmazione che possa magari sostituire C o addirittura C++. Io dico a Guido e ad Alessandro che la risposta a questa domanda la troverete proprio in quel video, questo qua. Alla fine, quindi vi consiglio di andarvelo a recuperare tutto perché mi pare di aver capito che non l'avete visto tutto. Non ci fa niente, è sempre là. Ma andate a riprendere. Dunque, continuo con la domanda di Antonio I della terza F e Luigi D della quinta E, perché più o meno hanno la stessa domanda, in cui mi dicono quali sono i campi dell'informatica che è meglio approfondire in questo periodo. Io forse sarò molto di parte, consiglierei intelligenza artificiale e computer vision. Ripeto, sono molto di parte. E questo ci porta alla domanda di Carlo della terza D, in cui mi dice: cosa ne pensa delle intelligenze artificiali e secondo lei le ripercussioni che potrebbero sia sulla programmazione che sulla navigazione internet in generale? Penso che qui si riferisce al che tipo di ripercussioni l'intelligenza artificiale possa avere nella programmazione o nella navigazione internet in generale. Beh, l'intelligenza artificiale tipo come ChatGPT o tutti quelli che generano immagini come Midjourney, secondo me sono degli strumenti molto fighi, ma come tutti gli strumenti bisogna saperli utilizzare con intelligenza, non solo con intelligenza ma anche con una certa etica. Faccio un esempio molto veloce. Internet quando nacque per connettere le persone, però sfortunatamente oggigiorno sappiamo che esistono degli individui che utilizzano internet in maniera non del tutto etica, non del tutto onesta. Infatti esistono gli scammer, esistono quelli che ti vogliono truffare, esistono i predatori, esiste tutta una varia gamma purtroppo di personaggi che usufruiscono di internet in maniera illegale. E la stessa cosa è l'intelligenza artificiale, è uno strumento che se usato bene è una figata, che può avere delle ripercussioni non negative secondo me in molti ambiti lavorativi, ma ci sono quelli che lo utilizzano per scopi non del tutto leciti e questo è un peccato. Ma questo non riguarda solo l'intelligenza artificiale, riguarda qualunque tipo di strumento che venga utilizzato in maniera non del tutto legittima. Adesso mi sposto alla domanda di Carmine della quinta D, in cui mi dice: porterai dei video sui migliori software e sistemi operativi che usano gli informatici? Porterai qualche altra news su attacchi hacker? Vabbè, in realtà sono due domande. Dunque, sulla prima parte, sì, potrei portare dei video in cui mostro i migliori software e sistemi operativi utilizzati dagli informatici, ma migliori per cosa? Per ritirare video? Per programmare, per leggere email, per cosa? Quindi è meglio anche a spesso specificare miglior programma in che contesto. Per quanto riguarda le news, ci sto ancora rimuginando su, non so se voglio riprendere un quel format, non lo so. Non l'ho del tutto eliminato dalla mia vita, un giorno vedrò come riprenderlo. Proseguiamo con la domanda di Vincenzo della quinta E, che tra l'altro si lega molto al punto precedente, in cui dice: quale linguaggio per te è superiore rispetto agli altri? Anche qua, superiore rispetto a quale ambito? Questo perché ogni linguaggio di programmazione è stato, diciamo, inventato per o uno scopo ben preciso o per sistemare una limitazione di un linguaggio precedente. Per esempio, Java nacque per avere un linguaggio di programmazione puramente ad oggetti e nasce con l'obiettivo di essere completamente cross platform, perché prima di Java andava molto di moda C e C++, che non erano molto multipiattaforma, anzi non lo sono neanche tuttora. Quindi Java è migliore di C e C++?
Bah, sicuramente il migliore di sì per quanto riguarda la programmazione ad oggetti, perché sì, non ce l'ha. Però, diciamo, secondo me non mi posso sbilanciare senza avere un ambito applicativo. Perché comunque, per esempio, io potrei dire che C++ è migliore di Java, però per quanto riguarda la programmazione delle app per cellulari, in ambito Android, Java ha avuto il massimo dello splendore. Sì, certo, adesso si usa Kotlin, tutto quello che volete voi, però Java ha avuto il suo periodo di massimo splendore. Quindi, magari se nei commenti mi volete specificare meglio in che contesto, fatemelo sapere. Francesco della terza D mi dice: un linguaggio di programmazione che consigli a un novellino? Allora, i tempi sono cambiati da quando ho iniziato a programmare. Io, come dicevo nel video precedente, io ho iniziato a programmare in Pascal. Consiglio di iniziare con Pascal? No, perché non lo usa, penso, praticamente più nessuno. A meno, io non mi sono mai imbattuto in qualcuno che usi Pascal, a parte io quando imparai. Ed è ovviamente del tizio che in qualche modo me l'ha imparato. Magari qua, ovviamente, è una mia opinione personale. Se vuoi imparare le basi della programmazione, diciamo quella procedurale, che poi alla fine molti linguaggi di programmazione si basano su quella, prova con C. Sì, certo, molti dicono sì, è complicato, ci sono i puntatori, ma non devi necessariamente arrivare ad imparare i puntatori. Impara cos'è un if, impara cos'è una funzione, impara come gestire le variabili, impara a manipolare le struct. Questo è tutto quello che ti serve. Dopodiché puoi iniziare a passare a Python, secondo me, così da avere già quelle fondamenta e poi estenderle per la programmazione ad oggetti. Non lo so, questo magari nel 2023 potrebbe essere un approccio, oppure già inizi direttamente con Python e poi, una volta che hai imparato le basi con Python, vai a vedere come queste possono essere applicate ad altri linguaggi di programmazione. Non fa mai male sapere due o tre linguaggi di programmazione, cioè io ne ho utilizzati tanti in passato, però io mica me li ricordo tutti. Per esempio Pascal, cioè ricordo molto vagamente come si usi. Fammi sapere poi come va e passiamo alla domanda successiva che me la pone Fiorenzo della terza F, che si lega benissimo alla domanda precedente, perché mi chiede: che programma ci consigli per noi che siamo alla base della programmazione? In questo caso, programma che consigli alla base della programmazione, io direi, vabbè, prova con PyCharm e prova a muovere i tuoi primi passi con Python. Anche la domanda successiva si collega bene a questi due che ho fatto, me la pone Francesco R della quinta, in cui dice: linguaggio di programmazione che ci consigli di più? Purtroppo anche qua siamo, ci consigli di più in quale ambito? Per fare app per cellulari? Kotlin. Per imparare i primi passi? Vedi la risposta precedente. Per fare videogiochi? Aspetta un pochettino, perché c'è una domanda di un tuo amico studente che me l'ha posta. Bisogna vedere sempre in quale ambito. Se non hai un ambito ben preciso, rispondo come ha fatto lo stregato ad Alice del Paese delle Meraviglie: se non sai dove andare, una strada vale l'altra. Allora, adesso passiamo alla domanda successiva, che è molto delicata, ora capirete perché, che me la pone Andrea C della quinta E. Metti caso per una volta fossi tu la vittima di un attacco hacker. Quale sarebbe la tua reazione e soprattutto quali sarebbero i primi step che eseguiresti per cercare di ammortizzare il malfatto? Allora, a me in passato mi è capitato di essere vittima di attacchi hacker. E prima di rispondere alla tua domanda è meglio, diciamo, definire due parametri. L'attacco hacker è in corso o è già stato fatto? Perché, per esempio, quando ho comprato questo computer, un giorno, non so manco per quale motivo, c'era qualcosa che non mi tornava bene. Sono andato a controllare il log di sistema e stavo vedendo che c'era un tizio che voleva entrare tramite SSH nel mio computer utilizzando l'account di root. Ovviamente non trovava la password, sicuramente stavo utilizzando un attacco brute force per trovare in qualche modo la password. E ho detto: ah, sto figlio di c***o. L'attacco era in corso, perché gli attacchi hacker non accadono così in un secondo, cioè alcune volte si possono scovare mentre stanno accadendo. E se un attacco hacker sta per accadere, la prima cosa da fare è staccare il computer da internet. Quello è sicuramente la prima cosa da fare. E poi mettere le pezze in base a quello che stava succedendo. Nel mio caso il tizio voleva entrare nel mio computer tramite SSH. Quindi quello che ho fatto è, prima di tutto, cambiare la porta di SSH, perché era sulla porta standard, l'ho messo su una porta che solo io conosco, quindi
un eventuale attacco hacker dovrebbe prima trovare la porta e poi, diciamo, cercarsi di collegare. Che comunque lo fanno. Poi l'altra cosa che ho fatto è, non so se voi lo sapete, ogni account utente di Linux ha un programma associato che quando l'utente si logga quel programma viene eseguito, che il 99% delle volte è una shell tipo bash. Si consiglia molto spesso che l'account root abbia, anziché di una shell, come programma che viene avviato, devnull, che significa che non parte niente. Ed è quello che ho fatto. Un'altra cosa che si potrebbe fare è addirittura disattivare l'account root, non mi ricordo se ho fatto anche questo. E poi ho detto, vabbè, ora ricollego il computer internet, chi ha provato a entrare si può attaccare al tram. Se invece l'attacco è già stato fatto e ve ne accorgete mai quando appunto dici ma fatto è stato fatto, e là le cose sono un po' più complicate. Io la prima cosa che farei intanto è cambiare tutte le password. Poi se ho il sentore che sono stati anche rubati i dati della mia carta di pagamento, quindi magari debito, carte di credito, quelle le blocco subito, le spezzo e me ne faccio mandare delle altre. Però cosa succede se è stata rubata la mia identità? Tipo magari nel mio computer c'è la foto del mio passaporto e si sono rubati quella foto. La risposta a questa parte sarà tra qualche domanda e forse addirittura la domanda successiva. E ovviamente una volta fatto tutto questo, andare a vedere cosa è andato storto e mettere delle pezze in quegli aspetti che sennò ritorneranno. Andrea C della Quinta E dice: nel caso dell'università inglese UWS, che non è inglese, ma un'università scozzese, il governo inglese è tenuto a risarcire i danni causati dagli hacker? Oppure c'è qualche sorta di sistema assicurativo che si prenderà cura di risarcire i danni rubati? Allora, il governo non ha nulla a che fare con la gestione interna di un'università. Da quel che mi risulta, sì, il governo finanzia l'università, ma il modo con cui loro vengono gestite le università è del tutto irrilevante dalla presenza del governo. Dunque, io non so che misure abbia preso la UWS, però posso dirvi quello che è successo a me. Nel Regno Unito c'è una concessionaria molto famosa che si estende molto bene nel territorio, da cui da questa concessionaria io avevo affittato diverse volte le auto. Tra l'altro, per trasferirmi in questa casa io andai da loro per affittare il furgone. Qualche mese fa io ho ricevuto una lettera da parte loro in cui mi veniva detto che a tale giorno, non mi ricordo quando, c'è stato un attacco informatico nei loro server e sono stati rubati i dati di tutti i clienti appartenenti a una fascia annua, quindi molto ampia, e io sicuramente in quella fascia di anni avevo già affittato auto da loro. E quindi loro cosa hanno fatto? Siccome sospettano che abbiano rubato informazioni riguardo la mia identità, mi hanno offerto un servizio che di solito è a pagamento, però me l'hanno pagato loro, e questo servizio monitora quando la mia identità viene utilizzata. Anche se la uso io stesso, per esempio se io mi faccio un contratto nuovo della luce o se chiedo un finanziamento nuovo. Siccome qua nel Regno Unito sono tutti sistemi comunque ben connessi, quando qualcuno usa la mia identità, questa azienda mi manda un SMS e un'email e mi dice: abbiamo indicato che qualcuno sta utilizzando la tua identità per fare questa cosa. Perché col furto di identità quello che succede è che i malintenzionati utilizzano la tua identità per fare cose illecite. Per esempio fare finanziamenti a nome tuo, che poi loro prendono i soldi, non ripagano il finanziamento, ma poi te la devi piangere tu. Quello che loro hanno fatto è: vabbè, noi non possiamo fare nulla per quanto riguarda il furto che è già avvenuto, abbiamo sistemato i nostri server, polpette. Questo è quello che è accaduto. Qualche mese dopo, tipo 2-3 mesi dopo, mi arriva una lettera molto simile da una azienda che fa il servizio di previdenza sociale, quindi il corrispettivo dell'INPS italiana. Qua nel Regno Unito sono tante aziende che fanno servizio di previdenza sociale, da quello che ho capito sono tutte private tra l'altro. A questi qua è successa la stessa cosa, hanno bloccato i loro server, sono stati rubati i dati e mi hanno offerto di nuovo sto servizio. E io non l'ho utilizzato perché era per un anno e io ho detto: vabbè, già ce l'ho, cioè non posso non riscattare due volte in servizio gratuito. E quindi già per ben due volte molto probabilmente la mia identità è stata rubata da degli hacker. Cosa fare? Se qualcuno la utilizza in maniera illecita, io quantomeno ho questo servizio che nel momento in cui la mia identità viene utilizzata io lo vengo a sapere e posso poi denunciare, dice: guarda, di questa cosa io non l'ho fatta.
Cambiamo totalmente argomento con la domanda di Alfredo della terza F. Dal tuo video impariamo C++ in un'ora? Che compiler hai utilizzato? Bingwin GW, quello di Windows, o MS2? Io in quel caso ho utilizzato un compilatore online, o meglio un editor online, che si chiama ProgramMix, che ha tutta una serie di compilatori e interpreti per una svagonata di linguaggi di programmazione, e sono certo che ProgramMix utilizzi GCC, ma io in generale io uso sempre GCC. Dunque proseguiamo adesso con la domanda di Andrea A della quinta D, che chiede: quali sono alcune tecniche di ottimizzazione degli algoritmi usate per migliorare le prestazioni dei programmi? Programmare senza if. sto scherzando. È una domanda piuttosto generica, non riesco a dare una risposta precisa. Ottimizzare il codice, diciamo, è una di quelle cose che va vista caso per caso e vedere cosa cambiare, perché magari se devi fare la ricerca in un albero puoi utilizzare l'esplorazione in profondità o l'esplorazione in ampiezza. Questo dipende da che tipo di esplorazione devi fare. Dipende. Per esempio, io recentemente mi sono imbattuto in questo video su YouTube, andato a recuperare, è in inglese ovviamente, in cui questo tizio fa vedere lo stesso algoritmo implementato 4-5 volte, in cui passa da avere un tempo di esecuzione enorme a un miglioramento tipo 1000 volte più veloce, facendo piccole modifiche. Alcune implementazioni sono sue, altre sono... lui dice: questa implementazione l'ha fatta sto tizio, l'ho vista su Twitter, non mi ricordo di preciso cosa succede, però quel genere di ottimizzazioni sono funzionali in quell'ambito. La domanda successiva è molto simile a questa, però è un po' più specifica, in cui Luigi M della quinta F mi dice: vedendo il video sull'ottimizzazione ho pensato a questa domanda: quali sono i principali indicatori di prestazione da monitorare durante il processo di ottimizzazione del codice? Molto spesso, ma non sempre, quello che si vuole ottimizzare è il tempo o l'uso di memoria. E molto spesso più tempo usi, meno memoria utilizzi, o più memoria utilizzi e meno tempo ci stai. È molto difficile ottimizzare entrambi allo stesso momento, molto difficile. Di solito o sacrifichi il tempo in funzione di ottimizzare l'uso di memoria o viceversa, e questo dipende se quello che stai sviluppando lo stai sviluppando per un computer o lo stai sviluppando per un dispositivo con risorse limitate. Quindi se tu utilizzi un dispositivo di risorse limitate, magari lì non vuoi sacrificare la memoria, dici: vabbè, ci sto un po' di tempo di più. Però per esempio in altri ambiti, faccio un esempio, magari immaginiamo un programma che deve scrivere roba sul disco, magari si vuole ottimizzare il numero di volte che si scrive sul disco, o se è un programma che accede ai dati online, magari si vuole minimizzare il numero di interazioni col servizio online, perché tu sai che ogni volta che interagisci con un servizio online perdi tempo. Dipende, tutto dipende, ma in generale si vuole ottimizzare o il tempo della CPU o lo spazio utilizzato in memoria. Dunque, la domanda successiva me la pone Andrea L della terza D. Carissimo Valerio, lei pensa che il Wi-Fi sarà sorpassato in futuro dall'Hi-Fi? Anche qua dipende dai contesti. Io quando ho visto persone che lavoravano sull'Hi-Fi, lavoravano in ambito di in un aereo. Molte aerei adesso ce l'hanno il Wi-Fi, però è molto lento. Però magari si vuole evitare di mettere su tutti gli aerei per qualche motivo il Wi-Fi, per via di probabili interferenze con l'antenna Wi-Fi, con la radio che usano i piloti. Quindi l'ho visto in quell'ambito in cui il Wi-Fi è meglio magari non utilizzarlo, e quindi andiamo in un contesto di industria aeronautica. Però in tutti i contesti magari non credo, perché in ambito domestico non credo che il Hi-Fi possa migliorare le prestazioni rispetto a un tradizionale Wi-Fi. Non lo so, non penso. Aniello A della terza F dice: quale sistema operativo reputa migliore tra Windows, Linux e macOS? Dunque, tralasciando i disagi aziendali che alcuni di questi sistemi operativi hanno, perché comunque Microsoft Windows ha i suoi disagi, Apple con macOS ha i suoi disagi, tralasciamo questo. Rispondo a questa domanda dal punto di vista del prodotto software, non dell'azienda. Secondo me macOS è quello che ha molto da offrire. Se io potessi installarlo
in un qualsiasi computer, l'avrei già fatto. Tra l'altro su questo punto rispondo successivamente nel dettaglio perché qualcuno me l'ha chiesta. Perché macOS? Perché ha la potenza di un operativo Unix, però ha un'interfaccia utente molto più matura e anche migliore di quella che può avere Linux e addirittura secondo me anche Windows. Secondo me macOS è quello che ha trovato il coniugio migliore fra stabilità data da un sistema Unix, che tra l'altro dettagli di questa cosa l'ho raccontato in questo video, e esperienza utente. Però questo non vuol dire che Linux non è un valido prodotto, anzi, per altri motivi Linux è superiore, tipo lo puoi installare dappertutto. Semplice. Dunque, la domanda successiva me la fa Antonio C della terza D, in cui mi dice: in quale modo posso studiare linguaggi di programmazione da solo a casa? Allora, con me un approccio nozionistico di solito non funziona. Cioè imparare che cos'è una variabile, imparare cos'è un array, imparare quello senza metterlo in pratica, con me non funziona. Quello che faccio io è, quando devo imparare un nuovo linguaggio o magari devo imparare a utilizzare una nuova libreria, faccio questo progetto e inizio a utilizzarla. Certo, sbaglio. Certo, scoppierà tutto, come sta succedendo di recente. Recentemente sto iniziando a utilizzare non una ma ben due librerie Python che per me sono nuove, che appena finisco, appena smette di scoppiare tutto, farò pure un video dedicato. Però diciamo, sbagliando puoi ottenere delle capacità date da un tuo obiettivo. Per esempio, se hai visto i miei video in cui insegno 7 linguaggi in 7 giorni, la parte nozionistica di solito la mantengo molto breve, tranne nel primo video perché lì dovevo coprire tante cose, e poi l'altra metà del video io faccio vedere esattamente come utilizzare quelle conoscenze in un ambito, che in quel caso era come fare un'applicazione che calcola i punteggi del bowling. La successiva domanda me la pone Christian della Quinta D, in cui dice: se Python è così avanzato come linguaggio, tra l'altro avanzato messo in virgolette, come linguaggio di programmazione, perché ha bisogno di un'indentazione precisa, e se si sbaglia di qualche spazio Python non legge l'istruzione? Beh, perché è progettato così. Altri linguaggi di programmazione come tipo C e C++ identificano un blocco di istruzione con le parentesi graffe. Python ha voluto togliere questa necessità di avere parentesi per identificare un blocco di istruzione, e quindi hanno stabilito che un blocco di istruzione viene stabilito da un'indentazione. Hanno tolto una cosa, ma in qualche modo come fai a capire se delle istruzioni devono essere dentro un if o al di fuori di un if? Python ha deciso un approccio diverso: l'indentazione. Questo non vuol dire perché è così avanzato, poi avanzato rispetto a cosa, allora non abbia una sintassi rigida su determinate cose. La domanda successiva me la pone Ciro della Quinta F, che dice: che app usi per registrare i video? Io uso una telecamera, non uso il cellulare per registrare i video, però per comandare a distanza la telecamera, che è quello che sto facendo adesso, infatti io qua mi vedo in diretta, utilizzo l'app della Panasonic, perché io ho una Panasonic, quindi uso la loro app qua, che mi permette di pilotare a distanza la telecamera. Però tutto è fatto al di fuori del cellulare, il cellulare lo uso come mezzo per comandare a distanza la telecamera. La domanda successiva me la pone Daniele D della terza D, in cui dice: quali sono i pro e i contro dell'uso di Python, che è un linguaggio dinamico, rispetto ai linguaggi statici in termini di performance e sicurezza? In termini di performance ci sono solo contro. Python è lento, per quanto a me possa piacere, è lento. E la sua lentezza non deriva solamente dal fatto che è un linguaggio dinamico, ma anche perché, soprattutto perché è un linguaggio interpretato. Per quanto riguarda la sicurezza, diciamo che il fatto che sia un linguaggio interpretato, un po' come Java, diciamo, molti apprezzano il fatto che questi linguaggi di programmazione mascherano l'utilizzo dei puntatori, che i puntatori sono sempre stati fonte di discussioni, perché appunto possono portare a un codice poco sicuro, e quindi diciamo la sicurezza che dà Python è la stessa che potrebbe dare a qualunque linguaggio di programmazione che non ti faccia manipolare in maniera diretta i puntatori. Tuttavia, questo non vuol dire che in Python non si possa scrivere del codice non sicuro, perché ricordiamoci, come diceva un mio amico, che il 99% dei problemi di un computer è di fronte allo schermo. Daniele P della terza D mi dice: quali furono le limitazioni principali di MS-DOS in termini di supporto hardware e gestione della memoria, e come sono state affrontate nelle versioni successive o in sistemi operativi successivi a Microsoft? Dunque,
Per quanto riguarda la questione del supporto hardware, diciamo, non è che negli anni 80 c'era tutto sto grande hardware. Certo, c'erano le schede audio, c'erano le schede video, c'erano, che so, i lettori di floppy. Quindi possiamo dire che il supporto hardware, per quello che era all'epoca, c'era. Era discreto. Per quanto riguarda la gestione della memoria, a breve uscirà un video di Under the Hood in cui parlo della gestione della memoria, però diciamo che i limiti che aveva MS-DOS sulla gestione della memoria non erano solo limiti del sistema operativo, ma erano anche i limiti dei primi processori Intel tipo l'80-88, se non ricordo male, che non consentiva di fare determinate cose. Quando poi i processori Intel sono migliorati e hanno anche iniziare ad avere quello che si chiama Memory Management Unit, di cui ne ho parlato in questo video, se non ricordo male, le cose sono iniziate a cambiare, ma le cose non sono cambiate dall'oggi al domani, e mentre le cose cambiavano, già Microsoft aveva l'obiettivo di avere un'interfaccia grafica, quindi Windows, quindi le cose si sono un po' accavallate, quindi secondo me, da quello che ho capito, Microsoft non voleva investire in migliorare MS-DOS quando già siamo negli anni 90, perché voleva puntare più sul prodotto grafico, quindi quello che era Windows 3.1 e poi Windows 95. Allora, le tre domande successive sono tutte sul video di TempoOS, che tra l'altro è questo qua. Riccardo della terza D mi dice: puoi spiegarmi TempoOS? L'ho fatto in quel video, in che senso, cioè cosa devo spiegare? Fammelo sapere nei commenti, perché se tu mi dici spiegami TempoOS, dico vai a vedere quel video, ma se c'è un particolare passaggio che non hai capito, dimmi qual è, che io provo a farlo. Infatti gli altri due compagni tuoi mi hanno fatto domande più specifiche. Infatti Emanuele da terza F mi dice: può Terry Davis, che come dicevano era affetto da crisi maniacale, creare da solo un intero sistema operativo? Io ti consiglio di guardare il film The Beautiful Mind, perché avere certi disturbi psichiatrici molto spesso non vuol dire che una persona non sia intelligente. È The Beautiful Mind per quanto riguarda John Nash, io l'ho visto, un film bellissimo. Passiamo alla domanda successiva, che è sempre collegata a quest'ambito, che me la fa Vincenzo della terza D, in cui dice: secondo te, quando Dio chiede a Terry Davis di costruire il terzo tempio, è più una rivelazione o un attacco di schizofrenia? Passiamo avanti. La prossima domanda me la fa Eustachio della terza D, che dice: qual è la tensione e la corrente di alimentazione raccomandata per l'alimentazione di un Raspberry Pi? Dunque, da quello che mi risulta, quasi tutti i Raspberry Pi utilizzano una tensione di 5 volt. L'eccezione la fa il Raspberry Pi Pico, che non è manco un Raspberry Pi nel senso stretto, ma è un microcontrollore alla fin fine, però vabbè. Se non ricordo male, il Raspberry Pi Pico può essere alimentato anche da una tensione inferiore. Se non ricordo male, va da 1.8 volt fino a 5 volt. Nel caso in cui tu un Raspberry Pi inteso come single board computer, 5 volt è quello che serve. Tuttavia, però, ogni versione di Raspberry Pi necessita della corrente, ovviamente, se no non funzionano. E più le versioni vanno avanti, più ha bisogno di corrente elettrica, perché, per esempio, l'ultima versione di Raspberry Pi che è uscita ha bisogno di una tensione di 5 volt, ma una corrente di 5 ampere, che è tantissima corrente. Ed è vero, quando sono andato a vedere i kit per Raspberry Pi 5, l'alimentatore è di 27 watt. Infatti, se tu fai 5 volt per 5 ampere fa 25 watt, ti dà altri 2 volt in più per accomodare eventuali dispositivi che tu vai ad attaccare alle porte, per esempio GPIO, che magari non consumano tanto, però magari, diciamo, 2 watt in più possono sempre tornare utile. La domanda successiva me la pone Fabio della quinta F, che dice: ho visto il tuo video su Cluedo, sono rimasto veramente stupito. Creerà mai un altro gioco da tavolo come Secret Hitler? Non sarebbe male un video su come richiedere il token a sviluppatore su Discord. PS, amo i giochi da tavolo. Posso provare a fare quel video, però non nell'immediato, ci proverò, anche perché dovrei, penso, spero che non ho bisogno di rifare un altro account per Discord, perché sennò mi viene mal di testa a ripensarci. Allora, per quanto riguarda i giochi da tavolo, non ne ho idea, non lo so se farò altri giochi. Non conosco tra l'altro questo Secret Hitler, ma da quello che ho letto là mi sembra pure figo. Quel gioco l'ho fatto nel contesto che avete visto là, cioè quei miei amici, a noi piaceva giocare a
a Cluedo e ho fatto la mia versione mistero. Però non ho altre necessità nell'immediato di fare roba del genere, però se tu hai qualcosa che vuoi consigliarmi, sì, mi hai consigliato Secret Hitler, ma non ci ho mai giocato, quindi non so le dinamiche di gioco, quindi troverei molta difficoltà a programmarlo leggendo solamente le istruzioni. Tra l'altro, quando facevo il dottorato c'era il mio collega di dottorato che era molto appassionato di giochi a tavolo, lui diceva che ne aveva più di un centinaio, e ci credo, perché solamente nel nostro dormitorio lui ne aveva una ventina, e ogni volta che lui ci portava un gioco nuovo, noi ovviamente dicevamo di spiegarcelo, e lui diceva: non vi preoccupate, è molto semplice. Stava mezz'ora a spiegarci il gioco, anche perché poi noi avevamo domande. Non so, fammi sapere se c'è qualcosa che vuoi consigliare e ci proverò. Però seguiamo con la domanda successiva di Gaetano della Quinta D, in cui dice: come saranno i linguaggi di programmazione nel futuro, visto, considerato la loro evoluzione anche nel breve termine? Allora, nel breve termine è difficile stabilire se per esempio Rust soppianterà C++, anche se penso che la direzione che si vuole prendere prima o poi sarà quella, perché Rust nasce con l'obiettivo di soppiantare C++, da quello che ho capito, proprio quello è il loro obiettivo. Però diciamo, questo è difficile stabilire proprio nel breve termine, perché per me breve termine significa un paio d'anni. Però i computer quantistici prima o poi diventeranno una realtà per tutti. Già, i computer quantistici esistono, ma sono relegati in ambiti molto accademici e molto industriali, e ancora sono ambiti molto di ricerca. Però magari fra 20 anni o poco più, i computer quantistici potrebbero essere la realtà per tutti. E da quel punto di vista cambierà tutto. Gaspare della terza F mi dice: come funzionano le vendole prima di Airjet? Funzionano che c'è questa vendola, molti pensano che attiri aria fredda dentro il processore, ma in realtà è al contrario, tira aria calda fuori dal processore, e poi siccome ogni case ha degli spazi per far circolare l'aria, quindi l'aria calda viene buttata fuori e il processore si raffredda. Salvatore C della Quinta mi impone una domanda sempre in quest'ambito, in cui mi dice: sarà possibile usare la nuova creazione AirJet anche in computer fissi? Se sì, dove andranno situate? Ovviamente dove ti serve, quindi in questo caso in un processore o in un processore grafico. Non ne ho idea se questa tecnologia prenderà piede anche in ambiti, diciamo, per computer fissi. Se non ricordo male, in quel video si diceva che l'azienda che si occupa di sviluppare questa tecnologia aveva come obiettivo i dispositivi mobili, non i dispositivi fissi. Tutto sta a come questa tecnologia prenderà piede, perché non è una prima volta che un'idea figa muoia perché il mercato non gliene frega niente. Proseguiamo con la domanda successiva, che me la pone Gervasio della Quinta F, in cui dice: ti piacerebbe studiare altri linguaggi di programmazione? A voglia, se avessi il tempo. Infatti un po' mi dispiace che non sto avendo il tempo per approfondire Rust. Vabbè, quando dico sempre quando troverò il tempo lo approfondirò. Passiamo alla domanda successiva di Giovanni Era della Quinta F, che dice: quali sono secondo te le feature che Windows potrebbe aggiungere per migliorare ulteriormente? Ma una gestione utente come quella di Linux non sarebbe male. Giovanni V della Quinta E mi dice: miglior linguaggi per creare videogiochi? Non ne ho idea, però diciamo qualcosa più o meno l'ho sentito dire. Che io sappia, quando si sviluppano videogiochi oramai si utilizzano dei engine, quindi c'è Unity e Unreal Engine, da quel che so. Però io ripeto, non ho un'esperienza diretta. Unreal Engine usa principalmente C++, poi so che ha anche il suo linguaggio di scripting, da quel che mi risulta. Unity, da quel che so, utilizza principalmente C#, quindi mi verrebbe a dire questi due, ma ripeto, questo non è completamente il mio ambito. Proseguiamo con la domanda di Giuseppe L della Quinta E, in cui mi dice: quale OS definireste affidabile sia a livello di sicurezza che di usabilità in alternativa al classico Windows? Ho risposto poco fa: macOS, per quella storia del connubio fra robustezza, Unix e interfaccia utente. Giuseppe M della Quinta E mi dice: se sembra a passo con cosa succede nell'ambito dell'informatica, come posso farlo anche io?
io non sono sempre a passo con tutto quello che succede nell'ambito dell'informatica, è un mondo talmente vasto, e quello che faccio è quello che ti consiglio. Trovati un ambito, cosa ti piace? Videogiochi, l'ambito audio, la programmazione in un determinato ambito, tipo programmazione di web, ti piace l'intelligenza artificiale, ti piace la cybersicurezza, trovati un ambito e ti tieni informato solo su quell'ambito. Certo, conviene tenere le orecchie aperte un po' su tutto, ma non puoi essere aggiornato giorno per giorno su tutto quello che accade, è pazzesco. Adesso abbiamo due domande piuttosto interessanti, sono più o meno simili, che me la pongono Raffaele della Quinta E, Graziano della Quinta E, in cui mi dicono fondamentalmente quali linguaggi di programmazione possono fruttare di più. Tra l'altro, in particolare, per esempio, Raffaele mi chiede tra C, C++ e C Sharp qual è quello che mi può fruttare di più. Allora, qui bisogna vedere la logica del mercato, cioè nel senso, cos'è che il mercato chiede? Quale figure professionali il mercato chiede? Allora, chiediamolo al mercato, non chiedetemelo a me. Come possiamo fare questa cosa in un ambito di un video? Ora io mi metterò a computer e aprirò Indeed. Indeed è un sito in cui si raccolgono offerte di lavoro. Aprirò Indeed Italia e metterò come chiave di ricerca programmatore. E mi fermerò sulla prima pagina. E vediamo quali linguaggi di programmazione sono richiesti nella prima pagina di Indeed Italia per quanto riguarda programmatore. Ovviamente si possono utilizzare anche altre parole chiavi, però proviamone una. E poi faccio la stessa cosa con Indeed Regno Unito. Metto la voce programmer, vedo la prima pagina e vediamo quali linguaggi di programmazione le aziende cercano. Andiamo! Allora, ci troviamo sul sito Indeed, come dicevo, quello italiano, qui ho messo programmatore. Non ho specificato in particolare dove, non ha importanza in questo momento. Allora, analista programmatori, questi cosa cercano? Principalmente SQL, va bene. CAD-CAM, non so bene cosa sia CAD-CAM. Vabbè, passiamo avanti, non so cosa sia. Data Entry, questo mi sa che non cercano un programmatore, quindi andiamo avanti. Qui cercano un programmatore in AS400, quindi suppongo che sarà RPG. Vabbè, quindi mettiamo un punto per RPG. Analista programmatore, programmatrice. Java, JavaScript, SQL, Shell, DOS e Linux. Beh, qua non c'è bisogno manco di aprire. Sì, è C++. Un programmatore front-end di Bootstrap, quindi va bene, mettiamo programmazione web in generale. Programmatore PLC. Io non so neanche cosa sia PLC. Forse avrà a che fare con la Siemens e questa è C-Motion. Vabbè, PLC. Anche qua PLC. Quindi PLC è tutto per quello che riguarda l'ambito industriale. PLC, programmatore RGB, ma è AS400, io infatti è RPG, qui c'è un typo, DB2, RPG, PLC, programmatore Torni, questo non penso che ha a che fare con noi, va bene, questo per quanto riguarda in Italia. Per quanto riguarda il Regno Unito, abbiamo Senior UI Programmer, vediamo cosa cercano qua, accettiamo tutti i cookie, accettiamo. C++ con conoscenza di Unreal Engine, quindi C++. Qui non so bene che programmatore cercano. Gameplay Engineer, quindi cercano C++. Games Client Programmer, cercano tutti quelli che sono i linguaggi di programmazione basati sul C, quindi C++ o C Sharp. Clinical Programmer, non mi è ben chiaro. Lead Gameplay Programmer, quindi anche qua siamo con C++. School Creative Programmer, ma questo ha a che fare con Academic Engagement, non c'è nulla a che fare con la programmazione. Stessa cosa, ah no, qua no, stessa cosa il cavolo, qui hanno bisogno, cercano di tutto e di più. C Sharp, ASP, .NET, JavaScript, jQuery, Ajax, CSS, VBScript, HTML, un supereroe cercano. Senior Graphic Programmer, cosa cercano? C++, va bene, con conoscenza di DirectX o Vulkan, va bene. Juno Mainframe Programmer, cosa cercano qua? Ah, programmatore IBM tipo di ZOS,
Mi ricordo di aver citato in qualche video. Se andiamo tour programmer, C++, C#, senior engineer, C programmer, senior AI programmer. Mi sarei aspettato Python, in realtà voglio C e C++. Senior gameplay programmer, Java. Ultimo annuncio di lavoro in questa pagina è lead build engineer, C# e C++. Credo che in Italia, contro ogni mia aspettativa, è molto ricercato questo RPG, e nel Regno Unito, a quanto pare, C e C++ sono i più ricercati. Però questo utilizzando la voce programmatore, magari poi se cerco altre robe più specifiche, magari ovviamente si spazia con altri linguaggi di programmazione. Vabbè, dai, possiamo ritornare. Benissimo, chi se lo sarebbe mai aspettato di questo risultato, no? Proseguiamo con la domanda dove eravamo arrivati, sì, di Kill della quinta D, che dice: quali sono alcune strategie comunemente utilizzate per poter identificare le vulnerabilità di sicurezza nei software? Anche in questo caso non è il mio ambito, quindi non lo so. Tuttavia, quello che so è che esiste una distribuzione Linux chiamata Kali Linux che viene utilizzata proprio per questo motivo. Ha tutto al suo interno un pacchetto di tool che permette di fare quello che si definisce i penetration test. Vai a vedere questa Kali Linux e vai a vedere che tipo di tool offre e vedi quali sono quelle tecniche. Luigi della terza F mi dice: cosa pensa sia la qualità più importante per diventare un ottimo programmatore? Io ti consiglio di andarti a ripescarti il video precedente, perché avevo risposto a una domanda molto simile. Proseguiamo adesso con la domanda di Luigi della terza D, che dice: ciao, potresti spiegarti meglio sulla questione delle GPU che potrebbe essere utilizzate per calcoli scientifici? Dunque, prima o poi farò un video dedicato a questo, però diciamo, racconto la storia un po' velocemente. Le GPU utilizzano un modello chiamato Single Instruction Multiple Data, SIMD, che significa che una istruzione può essere applicata su tanti dati diversi in parallelo. Quando bisogna generare una scena 3D, i calcoli che bisogna effettuare per andare da un modello 3D a quello che effettivamente poi alla fine è un'immagine 2D che rappresenta il mondo che vediamo in quella circostanza, in quel gioco, in quella simulazione, quello che sta per essere, l'algoritmo è uguale. Quello che cambia è la posizione del pixel che deve essere colorato. Qui bisogna mettere questa tonalità di giallo, qui accanto una tonalità di giallo un po' più scura, perché bisogna calcolare diversi fattori. Non è facile calcolare quel colore perché magari vicino ci possono essere degli oggetti traslucenti che possono emanare anche loro un po' di luce, quindi non è facile. Ma l'algoritmo è lo stesso. Quindi tu puoi applicare lo stesso algoritmo, quindi le stesse istruzioni, su dati diversi. Quindi su pixel diversi. Ed ecco perché la generazione di immagini 3D può essere fatta molto veloce anche ad alte risoluzioni. Infatti, se tu vai a vedere le caratteristiche della scheda video Nvidia, una delle caratteristiche sono i CUDA Core. Poi su cosa sono i CUDA Core, su cosa è CUDA, come dicevo poco fa, ci vorrei fare un video dedicato. Avevo un pochettino abbozzato questa storia in uno dei miei primissimi video, che è questa miniatura. Magari lì potrai leggermente capire un po' di più, però su come si fa effettivamente, prima o poi ci faccio un video dedicato. Non so bene quando, ma io lo voglio fare. Allora, proseguiamo con la domanda di Mario della quinta D, in cui mi dice: per navigare in internet è consigliato usare una VPN? In linea di principio sì, soprattutto se usi una rete pubblica. Io quando uso rete pubbliche uso la mia VPN. Da casa, proprio da questo computer, non sempre la uso, quando voglio accedere a dei cataloghi Netflix che non ci abbiamo qua nel Regno Unito, ma quello lo faccio anche sull'iPad per questo motivo. Però per quanto riguarda la sicurezza che può dare una VPN, io più che consiglio dico che è quasi necessario quando si usa una rete pubblica, non si sa mai. Dunque, proseguiamo con la domanda di Nikita della terza F, che dice: cosa significa l'acronimo CSS e qual è il suo ruolo nel design delle pagine web? Il CSS significa Cascading Style Sheet e dunque nascono per uno scopo ben preciso.
prima della loro nascita, le pagine web erano dominate da HTML. Certo, poi uscì JavaScript, ma quello è un altro discorso. E allora, quello che succedeva nell'HTML, che l'HTML conteneva sia il contenuto che anche l'immaginazione, quindi il layout della pagina. Infatti c'erano tag per specificare il font, la dimensione del testo, era un manicomio. Qualcuno ha detto che questa cosa non era giusta, cioè non era una cosa molto elegante, e qualcuno ha detto che il contenuto deve stare in un posto, lo stile, quindi l'immaginazione, i colori, tutto quello che sta per essere, deve essere in un altro posto. È per questo che nascono i CSS. Quindi l'HTML rimane come linguaggio per il contenuto di una pagina, mentre il CSS per lo stile, l'immaginazione, il colore e tutto quello che serve. Tuttavia, questa idea è molto utile. Separate quindi il contenuto dallo stile, e alcune librerie lo utilizzano per sviluppare anche le interfacce utente. Io sto utilizzando una nuova libreria e, come dicevo poco fa, porterò anche un video dedicato in cui l'interfaccia utente, o meglio lo stile dell'interfaccia utente, la faccio tramite CSS. Ed è una cosa che non ha nulla a che fare con il web. Quindi è una cosa figa, effettivamente. Chi l'ha inventata è figo. Dunque, passiamo adesso alla domanda successiva, che me la pone Pasquale della terza D, che dice: nella parte dei sistemi operativi ci sta forse una piccola imprecisione quando dice che è impossibile usare macOS o simili sull'hardware non proprietari, anche se modificando il bootstrap o fase di avvio è possibile, oltre a poter usare delle macchine virtuali. Fareste un video in cui, oltre a spiegare questo concetto, ci fai capire anche come funziona? Dunque, effettivamente quello che dici tu è vero, ma non del tutto. Io ho provato a installare macOS in questo computer e non ha funzionato. E se non ricordo male, da quello che leggevo online, era perché la mia scheda madre non era compatibile. E io non volevo comprare un'altra scheda madre finché trovavo poi quella compatibile per far girare macOS. A parte che alla fine è pure illegale, quindi non penso che porterò un video su questa cosa. Ma questo si poteva fare con molti accrocchi e con l'hardware compatibile quando macOS era per Intel. Sì, ancora è per Intel, ma quando la fase di transizione fra i processori Intel e i processori ARM finirà, quindi Apple non supporterà più nuova versione di macOS per vecchi Mac Intel, visto che è per processori ARM, su un computer non ARM, cioè là non c'è bootstrap che tu possa cambiare per farlo funzionare, perché appunto c'è addirittura un processore diverso. Proseguiamo con la domanda di Raffaele, che dice: qual è, secondo la tua esperienza, il miglior linguaggio di programmazione? Beh, io direi fra di quelli compilati, per quello che a me piace, io dico della mia preferenza personale, sì. Per quelli interpretati, come penso avrò detto più di una volta in questi video, Python. Però diciamo che vorrei avere il tempo, spero di farlo durante le vacanze di Natale, di vedere un po' questo Go. Ne ho sentito parlare piuttosto bene di Go e vorrei capirne un po' di più. Successivamente abbiamo la domanda di Vasile della Quinta F, che praticamente è correlata a quella della domanda precedente. Cioè, leggo la domanda che dice: quali sono le tue tecnologie o linguaggi di programmazione preferite e perché li ritieni importanti nel campo dell'informatica? Diciamo, la domanda precedente risponde bene a questa domanda, anche per quanto riguarda poi i sistemi operativi. Poi bisogna sempre vedere cosa bisogna fare. Io tendenzialmente, a meno che non debba fare una cosa specifica per Windows, utilizzo Linux per programmare, quindi queste sono le mie preferenze. Dunque, proseguiamo con la domanda di Roberto dalla terza D, che dice: nel video la storia dei sistemi operativi hai accennato sui computer quantistici, hai mai pensato di farci un video a riguardo? Sì. E ci ho pure comprato un libro per poter affrontare l'argomento. Ancora l'ho preso questo qua circa 2 settimane fa, ancora non ho avuto modo di leggerlo. Spero di farlo, non domani, però magari penso che quando finirò di leggere quel libro, magari spero di poter semplificare quanto più possibile l'argomento per poterci fare uno o più video. Ma sicuramente dobbiamo aspettare il 2024. Salvatore A della Quinta F mi dice: hai mai pensato di vendere dei corsi online completi anche della durata di 30 ore? 30 ore, wow. Sulla programmazione di vari linguaggi che possono essere Java, C, Python, eccetera. No. Ci sono già altri che lo fanno, perché lo dovrei fare pure io. Salvatore C della terza F mi dice: cosa ne pensi dell'idea di Richard Stallman sul sistema operativo e del conflitto che ha avuto con Bill Gates?
Allora, Richard Stallman è un personaggio, diciamo, controverso per tanti e tanti motivi. Tuttavia, io non ricordo se che ci sia stato un conflitto con Bill Gates in prima persona. Richard Stallman combatte ancora per il software libero, ma non mi pare, a meno che non mi sia perso questa parte della storia, non mi pare che abbia avuto un conflitto diretto con Bill Gates, proprio faccia a faccia. Per rispondere alla tua domanda, io rispondo esattamente come ho risposto nel video della programmazione anti-if. Richard Stallman ha dei validi argomenti, però anche in questo caso vengono portate all'estremo e a me gli estremismi non piacciono. Tra l'altro, ho un piccolo aneddoto su Richard Stallman. Lui, diversi anni fa, doveva fare una presentazione all'Università di Catania, dove io ero ancora studente. La sera prima lo beccai in un punto di ritrovo, almeno all'epoca era un punto di ritrovo, ora non so se ancora lo è. E io mi sono fatto coraggio e mi sono presentato dicendo che io utilizzo Linux. Utilizzo Linux. Vi assicuro che se lo sguardo potesse diventare dei fulmini, io sarei morto folgorato. Ero giovane. Andiamo con la domanda di Simone della Quinta E, che dice: durante la ricerca delle notizie per la rubrica Breaking News del tuo canale, sei mai incappato in una notizia che avrebbe poi impattato direttamente o meno sul tuo lavoro? Se sì, puoi condividere i dettagli? Credo che di tutte le notizie di Breaking News che hanno avuto un impatto positivo o negativo, insomma, quello che sta per essere nel mio lavoro, credo che siano tutte quelle che riguardano ChatGPT, perché ChatGPT in qualche modo impatta tutti noi. Andiamo all'ultima domanda di Vitali, in realtà sono le ultime due domande di Vitali. La sua prima domanda è: sì o Python? Entrambi. La seconda sua domanda è: c'è un'istruzione switch o case in Python come in C? La domanda è sì. Se non ricordo male, da Python 3.10 hanno messo l'istruzione match case, che è molto simile allo switch case, funziona in maniera leggermente diversa, però è la cosa che ci assomiglia di più. Quindi, se a te interessa approfondire, ti consiglio di installarti Python 3.10 in poi e vai a vedere come funziona questo match case. Benissimo, pinguini. La telecamera mi dice che gli ultimi 30 secondi, quindi farò molto presto. E ringraziarvi per essere stati qui con me fino a questo punto. Vi rimando a tutti gli altri video che porto su questo canale. Ringrazio ancora una volta Biagio per aver organizzato queste domande. E sicuramente ci sarà una terza parte, perché con l'altro di queste domande siamo a 2/3. E quindi, grazie ancora una volta per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao, Kilo!